ricevere qui oggi un personaggio così importante, simbolo della legalità come Pietro Grasso, è per noi un grande onore e deve essere utile al nostro ente e a tutta la provincia per provare a lavorare a favore della cultura della legalità. La legalità è l'antidoto a ogni mafia, però per costruire questo antidoto non è sufficiente andare in laboratorio, ma bisogna lavorare nella società civile, bisogna lavorare negli enti, le istituzioni, la politica devono intervenire, devono operare con atti e provvedimenti e noi proviamo a fare del nostro meglio per raggiungere questi risultati. Presidente Grasso, all'interno della provincia di Potenza, con un dialogo a più voci tra le istituzioni, si conclude questa iniziativa qui nel capoluogo lucano. Qual è il messaggio che possiamo lanciare dalla provincia di Potenza? Il messaggio è che la legalità è conveniente, deve essere non soltanto qualcosa di sentito, ma un qualcosa che si diffonda sempre di più, soprattutto attraverso i giovani che possano riuscire a creare delle nuove generazioni che cambino questo in meglio il nostro paese. Bene, è una giornata molto importante, molto significativa, perché il presidente Grasso sicuramente è stato ed è un protagonista della lotta alla criminalità e all'affermazione della legalità nel nostro paese. Sì, una bellissima iniziativa, un bel pomeriggio di condivisione, di riflessione. Il presidente Grasso ha condiviso la sua esperienza e ho trovato tanta umanità nelle sue parole. Penso che i temi dell'etica e l'esigenza di portare questi temi all'attenzione non solo dei ragazzi nelle scuole, ma anche della classe dirigente del paese a livello locale, nei nostri territori, sia un tema fondamentale, perché la legalità, la giustizia sono alla base della convivenza civile, e quindi anche in regioni che non hanno problemi di infiltrazioni mafiosi così significative come in altre parti del paese, come la Basilicata, non devono abbandonare il livello di attenzione, devono mantenere elevati gli anticorpi, e questi momenti di riflessione e di condivisione vanno sicuramente in questa direzione. Quindi veramente complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa e un grazie al presidente Grasso per il suo contributo e per tutto quello che ha fatto per il nostro paese. È stato un incontro altamente commovente, perché ci troviamo davanti ad uno dei protagonisti della lotta alla criminalità, e la sua presenza è una presenza importante, perché noi dobbiamo avere come obiettivo quello di promuovere la legalità, perché la criminalità organizzata nasce da una illegalità diffusa. In questo, come ordine professionale, noi siamo in prima linea in una categoria che è una categoria di frontiera, e quindi siamo veramente contenti dell'incontro di questa sera. È stato un onore e un piacere averlo qui.